libro nuovo, sfogliamo il libro. Mi è arrivato questo libro e grazie a voi, naturalmente, come vi dicevo nell'ultimo knitting vlog, grazie ai vostri acquisti su Amazon, passando al mio link, mi arriva questa micro percentuale che dopo tot mesi riesco a comprarmi qualcosa. E questa volta ho preso questo libro qua. E perché l'ho preso questo libro qua? Tanto perché vabbè, sto facendo amico con mia manetta. E poi perché sto seguendo lei, Lauren Espy. Vediamo se riesco a girare il libro senza fatto più macelli. Qua in fondo c'è scritto anche come si chiama su Instagram, volendo, se volete seguirla. E lei comunque. E si chiama Menagerie of Stitches. Comunque vi lascio il link in descrizione della sua pagina Instagram. Fa delle cose fantastiche, 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 bellissime. Ok, il mio appoggio è saltato. Allora, sfogliamolo insieme. Non vi farò vedere i pattern, non vi farò vedere almeno le immagini delle cosine che sono, alla fine sono queste qua. Sono carinissime. La cosa bella è che è diviso in diciamo capitoli. C'è una parte introduttiva. Guardate che spettacolo, questi sono i pattern. Vedete, come dicevo, è divisa giardino, acquario. Perché mi vengono le cose in inglese e non mi vengono in italiano? Fattoria, pasticceria e al mercato. Al mercato o al supermercato? No, al mercato. Materiali. Magari facciamo un pochino meno zoom. Qua fa tutta una spunta dei materiali, degli occhietti di sicurezza, di quello che c'è bisogno dei marcapunti, abbreviazioni, le risorse creative, cioè dove acquistare filati, Caron Yarn, Lion Brand Yarn, Red Heart Yarn, gli occhietti di sicurezza. Utili, 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 possono essere super utili. Poi le tecniche, ed è una furbata questa cosa delle tecniche, tipo come fare il cambio del colore senza far vedere lo scalino, che è qua, o come chiudere le ultime maglie che rimangono alla fine, o come fare le ciglia e il sorrisetto, e poi ci sono i modelli. Allora, questi sono i primi modelli. Porca miseria, non riesco a fare una fare decente. Proviamo così. Allora, cactus. Poi, aspettate che salto salto i pattern. Piante succulente. Si chiamano succulenti in italiano? Vabbè, comunque sono le piante grasse alla fine, mi sa che si chiamano in italiano. Sunflower, girasoli, però questa secondo me è una margherita, questo è un girasole. Bellissimi, piacciono da matti. E ho comprato anche i vasetti, prima o poi li faccio. C'ho sei vasetti, mi sembra, che ho comprato apposta. Poi, vi salto le spiegazioni perché copyright tutto. Tulipani. E mi sembra che abbiamo finito la sezione. Sì. E poi c'è la sezione marina. Meduse. Octopus. Anche se non è male, però io mi sembra che ho un modello un pochino più carino. Tartaruga, questa è bellissima. Prima o poi la farò questa qua. Poi è proprio scritto bene, ci sono tutti i materiali, tutte le note, proprio fatto fatto bene. E non vi posso far vedere il pattern, ma ci sono tutte le immagini che vi spiegano tutto passo passo. Veramente scritto veramente veramente bene. Poi vediamo un po', sono saltato troppo avanti. La balena.
poi passiamo agli animali da fattoria. Coniglio con la carota. La mucchetta. Questa prima o poi la faccio. Assolutamente. Le papere. Le uova. Bello. Sapete, questo qua su un banchetto vicino alle galline. Sarebbe da fare, si tiene un porta uova, maialini, poi poi si passa a le cose da pasticceria, diciamo, cookies, biscotti, poi ci dovrebbero essere i cupcake, troppo carini. Poi abbiamo i macaron. Vedo questi, tanti li usano anche come portacuffie, cioè fanno questo pezzo più rientrato e li usano come portacuffie. Da provare. Poi la tazza di caffè, diciamo, ai donut. Se io, ok. Torte. Troppo carine. Magari poi non ne farò uno, però sono troppo belle. Al mercato, frutta e verdura, peperone. Sto andando un po' più veloce, almeno. Fragole e berries. Cosa vorrà dire? Tipo frutti di bosco? Perché queste sono fragole, ma queste sono more, mi sembra. Le more sarà difficile trovare il colore giusto. Qua in Italia morire a trovare sta cinghia benedetta. La melanzana, questa è troppo carina, c'è anche il viola giusto, prima o poi la faccio. Cipolle, pesca, ananas, pomodori, mi sembra che abbiamo finito. Sì. E beh, è finito. Non so se vi ha annoiato, mi dispiace, ma se volete farmi i gourmet, assolutamente consigliato, perché costa sui 20 euro, ma scusate il macello, costa sui 20 euro, ma fate conto che ci sono 25 modelli, quindi manco un euro a modello, che se andate su Etsy a comprare, il minimo che vi costano 3 euro, un modellino, un pattern decente. Quindi, boh, io... Sapete che con i libri vado da Dio, quindi subito. Appena l'ho visto, bello, bellissimo. È in inglese, ma è super semplice, quindi si capisce subito. Io vi saluto, vi lascio il link in descrizione e alla prossima. Ciao!